Jessica, ciao. Riduce dal tuo primo giorno di cammino nella vita, diciamo, esatto. Di cammino lungo. Esatto. Anzi, direi, è più pertinente dire il tuo primo o secondo giorno questo. Senti, credo che per tutta la tappa sarà sempre un primo giorno. E ieri è stato il mio primo cammino, il primo in assoluto. E mentre lo facevo è stato bello, anche se c'era pioggia. Però poi ne ho risentito la sera e questa mattina, assolutamente. Ma questo non toglie nulla alla bellezza del camminare, di percorrere delle strade in mezzo alla natura. E io mi lascio un po' guidare dal gruppo, perché essendo un po' essendo la prima volta, mi fido anche di coloro che hanno già fatto il percorso e quindi sanno già più o meno a grandi linee qual è la traccia da seguire, e non mi preoccupo molto in realtà della segnaletica o dei punti di riferimento che bisogna tenere sempre ben presenti, e questo forse è una pecca, però dai discorsi che sento pare che questa segnaletica non sia un granché. Io adesso cercherò di fare attenzione, così da poter essere un aiuto anche nel capire quali potrebbero essere gli interventi migliorativi nel mio piccolo, anche se ora sono completamente affascinata da un miliardo di cose, per cui la segnaletica, pur essendo una cosa fondamentale, non entra nel mio mondo emotivo. Esatto. Chi è che te l'ha fatto fare? Com'è che sei capitata qua? Me l'ha fatto fare, principalmente io ho deciso di fare questa esperienza grazie a te, Alberto, che mi hai dato questa opportunità, e voi che siete dei pazzi scatenati, perché è una missione vera e propria, cioè è un mondo in cui bisogna mettere alla prova se stessi, ed è bellissima questa cosa, io non l'avevo mai provata in questi termini e sono felice di essere qui.